museo Rosario Acquaviva etnoantropologico in lui e chiedere: benissimo, mi hanno segnato questo comune che io non conoscevo, non avevo avuto mai il piacere di scoprirli nelle varie peregrinazioni siciliane, e mi viene detto appunto che qui di artigiani non ce ne sono. Questa cosa mi allenta molto, perché poi arrivo in questo paesino incuriosita e capisco che non è quello su cui devo lavorare. Quindi decido di lasciarmi completamente travolgere da quello che è il vostro paese. Metto accanto quello che è il mio solito itinerario nel fare il progetto, quindi accompagnarmi al mondo artigiano, e inizio a ritrovarmi in questi paesaggi da presepe, in questa situazione di 1000 abitanti, queste vallate, questi paesaggi incredibili, i vostri ruderi. Inizio a sentire Busciano. Queste sono proprio foto del primo giorno, per intenderci. Inizio ad avere la mia compagnia di amici che mi portano in giro per il paese, inizio a scoprire i vostri vicoli, i vostri colori, i vostri profumi, inizio a vedere quelle che sono le caratteristiche territoriali, no? che mi hanno colpito moltissimo. Io tra l'altro ho viaggiato sempre molto in Sicilia, passando anche da Palazzolo per un mio passato nel teatro, ma non ero mai riuscita a cogliere questa parte degli Iblei. Vengo affascinata da quelli che sono i colori, le tende. Voi magari non ve ne rendete conto, no, nel quotidiano, passando da questi vicoli. Per me invece è stato molto molto forte passare da queste pietre, da questi colori, da queste sfumature che per me sono state fantastiche. Io considerate che vivo a Milano da 10 anni, sono campana, vengo dal sud, ho vissuto 3 anni all'estero e devo dire che queste cose sono molto molto potenti. La natura è una cosa che voi non capite essere una qualità pazzesca di questo posto. L'aria, un'aria pulitissima di livelli incredibili. Le persone, mi fermavo la mattina a parlare con le filosofie del dottor Italia Salvatore, che mi ha portato in giro per mezza valle degli Iblei, Giuseppe che mi ha nutrito, l'amore delle persone camminando, che è una cosa che il tempo che le persone ti dedicano è pazzesco. Cioè non è facile trovare, quando si va nei vari posti in giro viaggiando, persone che ti dedicano il loro tempo e hanno voglia di farlo e hanno voglia di inserirsi con te e comunicarti qualcosa. Mi avete accudito come non mai. Il museo, che è una parte incredibile della vostra cittadina, che preserva delle tradizioni veramente che ricordano i nostri padri, il grano, tutti quegli utensili, come veniva fatta la ricorda, il sacrificio che hanno fatto loro perché noi ora possiamo essere qui, tutta l'oggettistica che ogni volta, che qui è molto particolare, cioè ogni regione, ovviamente ogni posto ha dei suoi dettagli, e qui ce ne sono diversi che rimandano a storie passate, il ciclo del grano, come veniva fatto il grano, tutta l'utensileria per la casa dello Jurnataro al Massaro, cioè come venivano fatte le cose, che è un patrimonio mentale per noi fondamentale per andare avanti. Quindi tutta questa tradizione mi hanno portato a vedere le leviere del vostro territorio, tutti i percorsi, i boschi, i suoni che c'erano, per me sono stati fondamentali nel capire questo territorio. Il sacro, che è un altro aspetto che magari per voi è consuetudinario, annuale, per me è stato uno shock. Le persone mi parlavano
di queste processioni con la commozione negli occhi e persone che portavano in spalla la Madonna, anche grazie, ho saputo, al nuovo parroco che si sta interessando di ripercorrere queste tradizioni. Questi momenti in cui ci sono 70 persone che mettono a posto una Madonna, per me sono un aspetto fondamentale di una città che si aiuta e si muove. Le storie, la vostra Madonna del Bosco, il Fra Giuseppe con tutte le sue caverne disseminate, camminando nei vostri territori si può arrivare a scoprire Madonne nel pezzo di pietra che trovi per strada, la vostra matrice con i volontari, questa è una foto scattata alle 11:30 di sera con un signore che non pagato si scalpellava tutta la sua colonna per riportarla allo stato originario, perché da 3 giorni è stata riaperta la chiesa madre grazie a voi e alla forza di questi volontari. Quindi i cibi autentici, mi hanno portato alle 7 del mattino a fare la ricotta con le capre, le mani lì che toccavano la ricotta, questi sapori pazzeschi, queste cose che non vi rendete magari conto, ma questa visione un po' rustica ma essenziale mi ha molto colpito. Questa raccolta di erbe, tutti che andavano in giro con questi mazzi di asparagi, avrò mangiato tipo 70 frittate di asparagi, ma la uffa che è stata una roba, non so più come toccare un asparagi, cioè gli asparagi fuori da qui perché avevano un sapore pazzesco, erbe di ogni tipo, raccolte, timo, salvie, finocchietto, questi pasti al finocchietto che non avevo manco mai assaggiato. Qui arriviamo a un punto cruciale, quindi tutto questo mi ha molto colpito, perché poi mi dicevo, un posto così pazzesco, no? Un posto che mi sta veramente toccando dallo stomaco. Ho scelto questa immagine, questo Vendesi, che potete praticamente trovare su ogni 3 case qui a Buscemi, fa capire che c'è qualcosa che in effetti non funziona in tutto questo racconto meraviglioso, ovvero un posto che ha una potenza incredibile non funziona per degli aspetti. Ci sono ragazzi che se ne vanno, si cercano appunto alternative fuori, non si riesce a instaurarsi vicendevolmente una visione comune, vedo che si fanno tantissime cose, però ancora manca un assestamento per avere una visione che porti insieme a fare qualcosa, ovvero come possiamo cambiare una visione della nostra Buscemi. Perdonatemi se dico nostra, ma dopo 20 giorni la sento anche mia. E sicuramente bisognerà entrare in rete, cioè mi divertiva moltissimo questa antenna, questo tetto in pietra, cioè bisogna capire che si può ottenere le proprie tradizioni entrando in rete e digitalizzandosi, ovvero come far accrescere un turismo che qui avete, potenze barocche, potreste avere un turismo a livelli incredibili, essendo un paese da 900 persone, senza avere nulla a che vedere con Palazzolo o altri, cioè perché la vostra potenza è proprio essere diversi dai comuni qui intorno, anche se potreste far parte tranquillamente dell'UNESCO. Quindi come digitalizzarli con un QR code, come aver ben presente gli elementi caratteristici da ripresentare negli osterie e nei bar, come delle brutture magari fatte possano magari essere nelle vostre tradizioni, invece nel grano, magari tramite murales, tramite fattorie didattiche, perché mi avete insegnato più robe voi di campagna in 20 giorni che io a Benevento in 25 anni, avete una riproposta delle vostre ceramiche e soprattutto bisognerebbe avere affezione ai propri prodotti tipici. Avete moltissimi prodotti tipici che non vi sono stati presentati come tali, ovvero bisogna raccontarsi
una storia quando si fanno le cose, cioè se io la cottura o una ricotta non è un semplice pane, è quello che, diciamo, questa forma, potete provarla qui, il fatto che si possa, tutte quelle pieghe possano essere spezzate in un determinato modo, il fatto che voi avete questa forma e non altre persone, deve essere raccontata, innanzitutto sentita come tale, con una potenza dalla semplice forma del pane a tanto al fatto poi di raccontarlo al turista o a chi che sia, tutte le vostre bellezze di tradizioni pasquali e il vostro artigianato che al momento è inesistente, che però si estrinseca in tanta oggettistica che ho trovato in giro. Le università, questa cosa per secondo me è molto importante, tutto questo lo potete creare anche tramite un aiuto universitario. Ho conosciuto questo ragazzo, tra l'altro per caso nei miei 20 giorni qui, che ha fatto un progetto molto interessante su come graficamente rendervi il vostro territorio, e sono progetti tra l'altro che nascono gratuitamente, no? Ci possono essere queste collaborazioni, e digitalizzare la vostra città. Arrivato a questo momento parte quello che è stato un po' il mio progetto. Queste sono state le riflessioni, e allora io ho deciso di capivo che eravate tutti molto entusiasti, ma avevo voglia di creare un messaggio, perché a mio parere l'arte è innanzitutto non un'opera ma un messaggio che vuole dire qualcosa. Quindi diciamo che c'è stato questo esercizio, ovvero mi sono detta: ora vado io da ogni guscio mese che io posso incontrare nel tempo ristretto che io ho qui, andrò da tutti loro e chiederò loro un dono. Quindi ho iniziato questa peregrinazione a destra e a manca da tutti i guscio mesi possibili, e sono riuscita a ritrovare con un grande aiuto, devo dire, delle persone locali. Sono andata in giro e raccontavo questa storia, dicevo: ragazzi, io ho bisogno che voi mi doniate qualcosa, cioè ho bisogno che voi siate presenti in questo percorso, che voi mi doniate un oggetto come simbolo di impegno, come un qualcosa in cui voi state credendo. E sono arrivata a conoscervi e a conoscere delle storie, delle persone. C'è stato Lorenzo che mi ha regalato il suo libro, ogni persona in casa aveva le proprie fotoricordo che mi ha presentato, come funziona di famiglia, potrei vivere a Buscemi gratis per i prossimi 30 anni, dati gli inviti che ho ricevuto. E tutta questa unione con persone all'inizio riluttanti, perché una che ti viene a chiedere: ciao, mi dai un dono? Non è stato semplice l'inizio, no? Sì, magari domani, no? C'è stato anche questo fatto che molte persone mi dicevano: vabbè, domani. E allora no, tu sei lì e segui quella persona e le chiedi ancora di ricevere quel dono, perché ci vuole una condivisione di entusiasmo, perché purtroppo si crea da tutte e due le parti, e questo per me era un esercizio fondamentale. Questo è stato appunto un momento per me molto molto importante per conoscervi e per creare questa storia insieme, e tutti voi mi avete in realtà risposto molto bene, donandomi ognuno di voi questa forma, questo progetto. Molti non si sono fatti fotografare, giustamente, io ho rispettato molto la foto, io la chiedevo ma non era necessaria. E quindi molti me le lasciavano anche. Quindi ho collezionato questa infinità di prodotti che per me rappresentano il vostro impegno. E questi siete ancora tutti voi, fantastici. Alla fine quindi io avevo tutto questo bagaglio di robe. Non avevo un atelier, io andavo giù a questo carrello, non mi interessava nulla, dato dal supermercato, ognuno che mi portava la bocca a casa mentre io dipingevo per ore. E praticamente la cosa che ho voluto fare è, una volta impossessatami di questa vostra forza
e di queste vostre pagelle, io ho deciso di ricostituirle con i colori della tradizione siciliana. Questi sono colori che rappresentano, che tra l'altro ci sono anche nella vostra bandiera, sono colori che vengono dalla terra, dai frutti, dall'arsura, sono questo giallo, questo rosso molto carico. Per me questi colori sono stati veri tutto il tempo, io li avevo lì ad ogni passo che facevo, e quindi mi sono creata questi atelier random, non avevo neanche un posto dove farlo, quindi non c'è problema, questo è il patio di una splendida casa che mi è stata data qui a Buscemi per soggiornare 20 giorni, e con l'aiuto di fondamentali persone siamo riusciti, con persone trovate all'ultimo secondo, siamo riusciti a ridipingere tutto per dare questa sensazione di tradizione a questi pezzi, perché ognuno è diverso, ma poi in un attimo si può riassemblarsi in nome di una tradizione, di un motivo. Queste le orari notturni, se sentivate con persone alle 4 di notte, ero io con il magico laboratorio di Giuseppe datomi in prestito, una forza lavoro incredibile, io dovevo fare questa struttura e ci sono state persone che mi hanno aiutato alle 8 di sera a fare archi di 4 metri, ci si mandava messaggi su WhatsApp, perché io in tutto ciò sono anche dovuta rientrare a Milano purtroppo per presentare un progetto al Sole del Mobile, quindi e c'è stato comunque scambio, cioè eravamo tutti presenti a questo progetto, anche se nessuno capiva bene tutto che stesse facendo. Quindi una volta iniziato a fare tutto questo assemblamento, questi pezzi, io vi ho portato con me tutto il tempo in questi oggetti, dalla storia dello scolapasta, del primo matrimonio, eravate tutti qui, ma che ci devi fare questa cosa, e di 20 anni fa facevi. Però in realtà per me questo è stato questo assemblaggio di voi che funzionate insieme, cioè voi siete forme che possono funzionare insieme, sono riuscita con questo ad arrivare a quello che per me poi è stato la forma che avevo in mente dall'inizio, questa porta, questo arco che avete molto presenti nelle vostre architetture barocche, qui ne abbiamo uno, nella matrice ne abbiamo un altro, questi archi che sono delle porte sono dei simboli di passaggio, sono dei simboli di inizio, sono un qualcosa in cui a un certo punto si oltrepassano perché segnano un cammino. E allora per me questa struttura è stata creata da voi, con me, che verrà appunto nell'idea posta sul Belvedere, perché da una parte dà sul vostro territorio, che è la vostra meravigliosa Valle di Biblei, e dall'altra dà su Buscemi, con i vostri pezzi. E questo significa che solo insieme, collaborando, potete aiutarvi e aiutare il vostro territorio ad essere molto più forte, più ricco, cosa che già siete, ma con consapevolezza, in nome della tradizione, potete essere ancora di più. E io con questo vi ringrazio e vi ho presentato questo attimo. Ora se mi concedete soltanto un ultimo sforzo, vi chiederei di fare un ultimo passaggio, ovvero noi ora toglieremo questo proiettore e alle nostre spalle abbiamo la nostra porta che con l'aiuto di meravigliose persone e di alcuni componenti della banda ci manca ancora poco prima di arrivare al magico Giuseppe e tutti i vostri progetti.
edifici meravigliosi che abbiamo tutti voglia di. Io vi chiederei un ultimo sforzo, perché secondo me, che è un po' quello che personalmente sento insieme in questa serata, di voler condividere con voi, no? Abbiamo parlato di questa cosa. Vorrei, con l'aiuto di magiche persone che ritmeranno un po' come nelle processioni, un po' come in uno sposalizio, no? Una sorta di passaggio, perché a questo punto si è creata la porta e passarci all'interno per me sarebbe proprio il momento conclusivo per significare che allora l'abbiamo fatta realmente insieme. Rullo i tamburi. Siete pregati di seguirci. No, a me mi ha fatto la foto, ora io ci arrivo.